All'interrogazione del Messaggero oggi per parlare di figli, un bel po', tanti, uno, molti, moltissimi, uno, nessuno, 100.000, Enrico Brignano. Alla lavagna, Enrico! Eccoci, Pregoci, grazie del pregoci, pregoci. gessetto. Allora, Ah, vado subito alla io lavagna. direi che puoi andare alla lavagna, perché Alla lavagna. l'interrogazione che è abbastanza facile, Oggi non cominciare. aveva detto che spiegava, andava avanti col programma. No, oggi No, non vado oggi è avanti col tempo. programma, anche perché col film che hai fatto, andare avanti col programma potrebbe comportare qualche problema. Intanto metterei il titolo del film, quando usciamo, è una cosa di quelle. Allora, innanzitutto, dal 5 ottobre PV, in questo caso, Prossimo Venturo. volevo un figlio masculo. Allora, la regia è di Neri Parenti, Enrico Brignano, adesso ci dici pure chi c'è con te. Ma puoi Vabbè, anche. regia Esatto. Neri N. Ne Parenti. 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 Noi, perché è analogico, perché c'era di solito una locandina anche illuminata, invece noi lo facciamo. Adesso, se Esatto. vuoi, ti disegno pure tutta la Quanto famigliola. tempo era che non venivi chiamato alla lavagna? Quasi. Da quel film in cui ritornavi a essere piccolo. Sì, forse nemmeno tanto tempo fa, però diciamo. Con quell'ansia da prestazione ormai sono passati parecchi anni, Parecchi una anni, una quarantacinquina. 45ina. Allora, io però intanto farei entrare subito nel clima di volevo un figlio masculo, ma in realtà sarebbe maschio, facendo vedere il trailer. Vai con il trailer. Alberto è andato tutto liscio. Quindi è un maschietto! Una bella femminuccia! Ma sbaglio. Oddio, che è? Giulia, devi andare a letto tuo. No, io voglio stare sempre col mio papà. Papà? Che c'è? Mi devi accompagnare al saggio. Rigore! Un gran rigore per suonare così bene il Brahms. Mamma, guarda, ho fatto il piercing. Robertone è stato un grande. Giorgia alla fine l'ha fatto. Con chi l'ha fatto? Robertone. Ma anche Robertino, Robertone! Aia, porca puttana! Hai detto mia parolaccia, 10 euro! Devo andare in bagno. Sto facendo un TikTok. È suonato l'allarme. Ma che ci rubano il violoncello? Ma magari. Uno sciame di stelle cadrà sulla terra. Realizzano desideri. Basta figlie femmine! Amore. Un altro maschio! Come un altro maschio? Cristiano, Giorgio, Giulio, che cosa sono? Mettiamo un po' di musica? Mettiamo Brahms. Non è un calciatore Brahms. Mi raccomando, divertiti. Sono dei bambacioni, si mettono sempre nei casini. Non ti azzardare a darmi il bacetto davanti a scuola. Lo zaino! Ma tu lo sai chi è? Lara, la moglie del tuo capo. Ma non sei matto corposo! Ma tu ti hai rotto le palle! Stai migliorando. Davvero? No. Non è che lei lo picchia? Ma è lui che picchia me. Imbecille, 10 euro. Uno sgancia 10 euro se gli scappa la parolaccia. Ho capito. Togli l'urto! Ma come Tara, papà? Ma si chiama Thor! C'ha pure il martello. Allora, Enrico, abbiamo capito, insomma, che è una situazione che, vogliamo dirlo, che è un film, è una commedia, però in qualche maniera, secondo me, un messaggio grosso, importante ce l'ha in questo momento, perché tu sei padre di tre figlie, in arrivo Una un quarta, un quarta, quarto quarto, figlio che non si quarto sa, figlio, sa. esatto. E poi a un certo punto abbiamo capito, insomma, succede qualche cosa, una specie di incantesimo, senza svelare troppo, però fondamentalmente il tuo ruolo è quello di un padre che quasi non si fermerebbe mai da averci questi figli. Cioè, gli piace molto essere padre ed è bello per lui avere una famiglia numerosa. Sì, forse adesso non abbiamo, siamo andati tanto lì a sfruculiare, perché in effetti non ci sono introspezioni del padre. Ci sono soltanto scene che identificano, per ovvi motivi di commedia, alcune scene corali con i figli, singolarmente, pluralmente. E diciamo che forse nella speranza che arrivi un figlio maschio, lui forse continuerebbe. Però è disperato perché, insomma, la vecchia tradizione italiana, devo dire anche un po' a torto, del famoso insomma, auguri e figli maschi, credo che sia ormai da depennare fra le tante cose che magari
nel passato venivano augurate ai giovani sposi e che oggi forse fanno partire già col piede sbagliato per l'educazione familiare, perché la ritengo una cosa, e te lo dico da padre, da neopadre, io in effetti la prima volta, quando non si sapeva il sesso, non ho voluto desiderare. Non l'hai voluto sapere? Ho voluto soltanto, no, volevo sapere, ma volevo sapere che era in salute. Certo. Per me era uguale l'uno e l'altro sesso. Con il secondo figlio ho espresso un piccolo desiderio, non era una volontà, non si è mai trasformata in un necessità. Cioè, non sei andato sul tetto come fai nel film? No, ho detto venga quel che venga. Poi Dio ci ha donato invece di un maschietto, e quindi l'alternanza delle problematiche in casa aiuta tutti quanti. Il fatto stesso con mio figlio, il maschio, Niccolò, 2 anni, deve interagire per forza con la sorella e deve interagire anche al femminile, perché ha una sorella, non ha un altro fratello maschio con cui fare a botte, non so come dire. Sì. E credo che questo sia un vantaggio in generale, sempre e soprattutto pensando, visto che qui vedo tantissimi copie di giornale, che la cronaca non aiuta questo dialogo molto spesso, cioè i ragazzi molto spesso crescono distaccati da quello che dovrebbe essere invece il dialogo con l'universo femminile. Sfondi con me una porta aperta. Qualche giorno fa ho avuto occasione nel mensile femminile di scrivere una cosa che, a dire la verità, mi era stata ispirata da un'intervista con un tuo collega, con Stefano Accorsi. Ci eravamo trovati in questa intervista, parlavamo di donne e di uguaglianza di genere, a trovare insieme un momento in cui abbiamo condiviso un imbarazzo, perché tra maschi molto spesso magari si sta dentro chat oppure dentro uno spogliatoio, eccetera, e si sentono dei discorsi sulle donne che ci danno fastidio, ma non ci abbiamo la forza per dire ai nostri amici ma che cavolo stai a dire, ma non si parla così nemmeno per scherzo, no? E in qualche maniera quello che hai detto me lo fa pensare, questo atteggiamento è un atteggiamento che, devo dirti, mi piace molto. Devo dire che io questi discorsi qui non ne ho fatto mai tanto parte, se ne ho fatto parte erano proprio gli esordi, dove io non sapevo nemmeno cosa stessi dicendo, ma da quando ho avuto la possibilità di esprimermi anche in pubblico, quindi insomma ormai sono 38 anni, anche se uno della comitiva festosa, a costo io di rovinare la festa, non mi sono mai tirato adattato, non mi sono mai tirato indietro. Quindi se quello per me aveva detto una, diciamo così, cavolata, l'ho sempre un po' arginato fino a fermarlo. Sono sempre andato in puzza, come si dice in romanesco. Se interpreto bene, perché nel guardare e nel lavorare, questa è un'intervista che si fa con alcuni oggetti e con qualche ricordo, e tra i ricordi me ne è riapparso uno che poi ho ricordato molto bene, e ci sta dentro questo aspetto del tuo carattere. Quella volta che tu eri all'Arena di Verona, c'era stato un fatto gravissimo a Brindisi, e tu in diretta dicesti chi siete, Gamorra, cose eccetera eccetera, non siete nemmeno bestie, perché un'atrocità come questa, una scuola come avete fatto voi, ovviamente le bestie non le fanno, non se lo immaginano nemmeno, e insomma gli ha augurato ovviamente una brutta fine dentro una caldaia. Comunque insomma, al di là di questo, in quello che era un momento comunque di festa, perché era uno show, ovviamente tu sei un comedian, direbbero gli americani, però in più di una circostanza l'hai sentita questa necessità? Sì, soprattutto io mi ricordo quel momento, ricordo tutto di quei momenti lì. La mattina mi svegliai tardi e arrivai a scrivere con gli autori il pezzo per la sera all'Arena di Verona per una trasmissione che conduceva Maria De Filippi. E sotto l'albergo avevamo un po' di facinorosi, perché in albergo avevamo Belen con il Stefano De Martino, all'epoca era quasi una sorta di toy boy, perché sì. Quindi quella storia, certo, che d'amore, di passione, amori lasciati, finiti e amori che riniziavano, quello era alle cronache. Quindi il problema era come presentare Belen al pubblico, e invece poi la cronaca ha portato questa esplosione di questa bombola in maniera artigianale in questa scuola intitolata Falcone e Borsellino. Quindi questo ha indotto tutti quanti a pensare che fosse una mossa della mafia.
Ora la mafia è quello che sappiamo, quello che ci siamo detti e forse anche meno, cioè abbiamo detto poco in confronto a quello che potremmo dire. Tolto questo, rimanemmo con gli autori a pensare se era addirittura il caso di partecipare alla trasmissione. Io che tendenzialmente ero anche moderato, quindi a dire no, ragazzi, noi non possiamo venir meno all'impegno avuto con la produzione e soprattutto col pubblico, perché tirarci indietro? Troviamo il modo di andare, fare e poi dire quella cosa che hai detto te, cioè quel sassolino nella scarpa, chiamalo quel rancore. Non conviene dirlo prima, altrimenti inficia col pezzo, tant'è vero che fu il pezzo d'uscita. Esatto, la parte finale. Esatto, la parte finale. Quindi facemmo, ricostruimmo tutta la scrittura con questa coda finale che non la mandava a dire, questo è. E onestamente non ho avuto paura, mai, perché se poi usi le parole giuste, non dico garbate, ma attente, in quello la scelta delle parole è fondamentale. Non dimentichiamo che Costanzo, per aver avuto un atteggiamento di un certo tipo, ha subito, quindi bisogna stare molto attenti. E ricordo che eravamo tesi, preoccupati, io comunque andai all'Arena di Verona e non sapevo esattamente come potesse iniziare Maria De Filippi. Quindi quando entrò Maria De Filippi risolse in parte il problema, perché lei fece un lungo preludio alla serata raccontando che cosa era stato per noi italiani, per tutti e soprattutto per lei, quell'evento infame, prendersela con dei bambini, detto in modo abbastanza costruttivo, armonico, abbastanza invettivo nei confronti di chi un'azione del genere l'aveva, certo, fatta. Quindi metà della mia coscienza era a posto, cioè ha pensato il padrone di casa, esatto. E poi l'avevamo fatto ed era giusto che io dal sorriso passassi a essere una persona seria, e credo di averci dato dentro, se tu l'hai ricordato. C'hai dato abbastanza dentro. Allora, tornando al film, a quel discorso inizialmente, adesso lo sentiamo tanto questo tema della natalità, perché lo vediamo adesso. Tu, appunto, in età anche abbastanza avanzata, hai fatto la scelta di avere più di un figlio, che è già una rarità, insomma. Sì, no? È anacronistico e rivoluzionario, rivoluzionario quasi. Mi dici un attimo che ne pensi un po', perché ci sono mille cose che possiamo dire su questa cosa, però questo film a me me lo ispira un po', anche se è una commedia, è un film in cui è un film leggero, si ride, ci sono tantissime battute, tantissime situazioni comiche, però in realtà poi di fondo c'è un tema che è proprio quello dell'essere padri, madri, e di vivere in una famiglia con tanti figli. Guarda, allora, io non so cosa significhi avere tanti figli. Noi in famiglia eravamo due e io ho due figli, quindi sono rimasto nella media a Brignano, così. So però da mio padre che erano già cinque, so da mia madre che loro erano già cinque. So anche per certo, come accennavi tu, che siamo a natalità zero e quindi abbiamo comunque bisogno, è un paese per vecchi o che sta invecchiando, un paese dove non possono esserci più funerali di battesimi. Insomma, dobbiamo darci una regolata. È chiaro che qui si aprono delle parentesi infinite, che sono quelle di una cattiva gestione del paese per quanto riguarda la natalità. Non viene incentivato nessuno, non viene entusiasmato nessuno, una giovane coppia non può comprarsi casa facilmente. Oggi il tasso di interesse è al 4,5%, se ti dice, se hai qualche amico in banca. E non solo. E le politiche non sono per agevolare chi ha dei figli, nessuno può portare in detrazione qualcosa di concreto, visite mediche, visite ginecologiche, solo in partenza, a parte è difficile prendere l'appuntamento, ma poi quando è il momento di pagare non porti in detrazione assolutamente niente, costa tutto molto, è tassato al 22% qualsiasi cosa che riguardi un bambino, sbagliatissimo. Perché i pannolini servono, non possiamo fare a meno di pannolini, il cibo per i bambini. Come te la cavi? Come te la sei cavata? Con i pannolini? No, devo dire che è abbastanza facile, intuitivo. Adesso ormai io mi ricordo che quando mia madre mi fasciava con le lenzuola era sicuramente molto più complicato per mio padre.
Il problema è che non c'è verso, questo Stato non riesce ad avere una politica di questo tipo. Parlano, agevolano le famiglie, ma devi portare talmente tanta documentazione che ti conviene, se stai lì per dire guarda facciamolo, ho già preparato i moduli, facciamolo sto figlio, ti conviene non farlo. Detto questo, comunque sia, io mi sono trovato bene nel fare questo ruolo perché due figli già ce li avevo. E quindi, certo, questo è un film fantasy, per cui non solo lui ha i figli, le figlie femmine, poi avrà anche i figli maschi e avrà, insomma, molte gatte da pelare, anzi due cani, esatto, da pelare. Due cani da pelare e poi alla fine, insomma, diventano otto, che potrebbe anche essere una citazione, otto lo chiamano papà, un grandissimo telefilm dei tempi nostri. Famiglia Bradford, la famosa famiglia, quello, la famiglia Bradford per esempio andavano in giro in otto. Secondo me il sequel del suo film potrebbe essere. Che ti mette a fare il signor Bradford, tutto potrebbe sommato. Essere. Senti, tra le foto, io perché c'è un sacco di foto a proposito di questo, ecco, insomma, in questo caso è un giorno bellissimo, no? È un giorno bellissimo, quello credo Flora. Sia un sindaco che fai vedere. Il sindachi che ti ha sposato, avevate già i due bambini che adesso sono cresciuti. Sì, in effetti non è che lui ha fatto abbiamo avuto due cerimonie. Due cerimonie, sì. Esatto. E il sindaco della Dispoli, però la bellezza tante volte, no? Uno pensa, dice, vabbè, però il matrimonio, i figli vengono dopo. Devo dire che io ho avuto la fortuna di provare un sentimento e a far apprezzare ancora di più l'avere i figli, cioè ad una certa età, quando ormai tutto sembrava perduto, perché a 50 anni, e l'emozione di avere i bambini al proprio matrimonio credo che è cioè solo chi lo ha provato può sapere quali sono. Era talmente carico di emozioni quel matrimonio, perché non è solamente un padre che porta la figlia all'altare, quindi mio suocero, era anche una madre accompagnata dal nipotino piccolo che porta come secondo nome il nome del papà, io sceso da un pulmino che era uguale a quello di mio padre, che incontro mia madre anziana che va sostenuta perché da sola a camminare sul prato non ce la faceva tanto, con in braccio mio figlio, credo che quella emozione lì, difficile anche solo da sostenere, perché ce l'ho fatta solo perché abituato ad avere il cuore gonfio, a un battito cardiaco di un certo tipo. E quella se io mi fossi sposato non avessi avuto figli, insomma, non l'avrei potuto. E devi avere quegli elementi per capire lo stato d'animo con cui si va all'altare. Vedi, questo era sul Messaggero. Questa sì, questo era il Messaggero. Enrico e Flora, la targa, la mia passione per le auto d'epoca. E mi porta anche a quello. 500 decappottabile, giusto? Così, era una 500, no, 500 spiaggina, di quelle che venivano costruite dalla Ghia che era una, sì, un'azienda di design, e quindi la 500 veniva decappottata, trasformabile era detta all'epoca, negli anni 50-60, per cui quella 500 andava bene sugli yacht, zona Sorrento, costiera amalfitana. Oggi c'è questa tradizione, sono tantissimi che hanno questa passione e di averla, di comprarla, e quelli che la fanno. Ci sono almeno a Roma due o tre aziende che fanno 500 spiaggine. Dentro questo film, l'abbiamo visto, insomma, lo vediamo anche nella clip che mandiamo adesso. Complimenti, signorina Parenti. È a messa. Venga avanti la signorina Cristiana Gatti. Eseguirò l'adagio affettuoso della sonata numero 2, opera 99 di Johannes Brahms. E vai! Ma lei chi è? Dove pensa di essere? Lo scusi, è mio padre, la sua prima volta qui, non è abituato. Va bene, cominci. E lei, non disturbi più. Ammonito. Rigore! Scusate, che
Dico, ci vuole rigore, un gran rigore per suonare così bene Brahms. Basta. Ecco, dentro questo film ci sono un sacco di giovani, insomma, giovani, ragazzini, eccetera, eccetera. Com'è lavorare con loro? E ci sono anche tanti grandi professionisti della commedia, insomma, poi lo diciamo, Giulia Bevilacqua, penso a Maurizio Casagrande, Riggillo, padre e figlio, se non sbaglio. Sì, 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 assolutamente, sono grandissimi attori che hanno fatto parte di questo cast molto forbito, insomma, pronto, preparato. Devo dire che mediamente i ragazzi, vuoi perché forse più abituati ai video, quindi non sono proprio impacciati. Ce ne sono poi tanti, perché contemporaneamente alla nostra produzione di film ce n'erano tanti altri che stavano in quel momento facendo altri film, quindi ce ne sono di più come numero. Diventa faticoso quando costoro, così giovani, arrivano a recitare in un luogo dove ci sono vecchi professionisti e non si abbandonano ai consigli degli altri più grandi, oppure magari si isolano in un angolo perché, boh sì, per timore, e non fanno invece, non stanno lì con i mille occhi quello che servirebbe per imparare, per capire, per non cercare. Non fanno bottega. Non fanno, sì, non fanno magazzino, non fanno bottega. Però devo dire, in questo film, no, sono stati così molto malleabili, per cui si facevano un po' portare, soprattutto perché, essendo io nella vita artistica, anche regista, dicevo, scusate, vogliamo un effetto comico qui, oppure vogliamo un effetto elegante, caro, non girare là, passa di qua che agevoli la strada, oppure tu non girarle le spalle, voltati quando lei ti chiama e tu, mi raccomando, non ti mangiare le parole, perché il rischio era la paura della battuta, quindi per aumentare il ritmo non fai altro che aumentare la velocità di emissione e quindi compromettendo la dizione. Insomma, senti, cioè, questi consigli comunque li hanno presi. Hai parlato di bottega. Un po' di tempo fa. Chi è, quanto eri giovane? Ero molto giovane, però guarda gli occhi con cui guardavo Gigi Proietti, il grande Le Boschi, nel straordinario, lui lì tutte le sere io potevo ammirare così da vicino l'arte di questo signore qua. Senti, il tuo percorso, a proposito di Gigi, è un percorso che tra i tanti allievi di grandissimo livello di quella scuola, insomma, di quel momento magico che è stato anche di questa nostra città, pensiamo appunto che la scuola al Brancaccio, insomma il laboratorio al Brancaccio, tantissimi, però forse sei quello per certi aspetti che, grazie soprattutto alla tua carriera teatrale e anche di one man show televisivo, in qualche maniera forse ha preso un po' di più l'eredità, perché quel tipo di show che fai, comico, è, beh, d'altro canto il tuo debutto è stato con, stato, vediamo se la trovo subito sta foto. Forse è stato qui, vediamo un po' se la ritrovo. No, non la ritrovo. Vabbè, comunque è stato con A Meglio Occhi Please, cioè in una delle edizioni ho letto il 93 forse. Era questa qua. Questa qui, era proprio questa. Era questa qua. Anzi, questo, a dir la verità, era leggero. Perché leggero, io leggero. Avevo un lift d'albergo fatto da Quirino Conti e, diciamo, il mio debutto vero è stato con A Meglio Occhi Bis. A Meglio Occhi Bis. Ecco, questi eravate voi. Questi eravamo noi durante il laboratorio. Perché secondo me io qua t'ho riconosciuto, perché secondo me tu sei qua. Tu sei io questo. In effetti, questo, ti spiego questa scena. Questa era durante le prove dello spettacolo, quindi in effetti non facevamo laboratorio. Questo è il quinto laboratorio di Proietti in ordine cronologico e io sono un intruso, perché io, che facevo parte del quarto laboratorio, Flavio Insinna, Cirilli, Chiara Noschese, Nadia Rinaldi e tanti altri, facevo questo ruolo qui, quindi era la preparazione di questo. E quindi avevo un ruolo già definito e questa era una delle tante volte in cui Proietti dimostrava la sua grande bravura, il grande talento, perché noi seduti tutti a terra pendevamo da ogni respiro, non tanto dalle sue labbra, ma proprio da ogni rumore che emetteva, qualsiasi suono, poteva essere un sospiro, anche solo
un battito di ciglia. Ritorno a quella domanda che ti ho fatto, cioè nel tuo, la tua scelta poi di fare questa importantissima carriera di one man show teatrale, anche se a teatro hai fatto anche delle altre cose e non da solo, però quanto c'è di quell'ispirazione che ti dava, forse addirittura da spettatore prima che poi da allievo? Devo dire che forse delle attitudini ce l'ho sempre avute, attitudini allo spettacolo, ma potevano rimanere come attitudini. La mia fortuna è che a un certo punto ho scelto, io tento, questa è stata, avendo sempre un piano B, perché l'importante è avere un piano B, nel caso non vada bene questo mondo, questa vita da attore o... Qual era il tuo piano B? Congegnatore meccanico, destro tecnico delle industrie meccaniche o frutteria con mio padre, quindi avevo dei piani B per non morire di fame. Qua? A Dragona, sì, ridente borgata romana, quella è, esatto, quella zona, quella è diciamo è Dragoncello e poi da lì tutta la zona. Ci sono le saline peraltro. Ci sono le saline sono più giù, sono più Ostia giù. Antica. E quindi a Dragona comunque io facevo il laboratorio di proietti e devo dire che facendo la sua scuola e poi dopo essendo stato scelto da lui come sua spalla per un po' di tempo, io andavo in sostituzione di qualcun altro che era venuto prima, di Giorgio Tirabassi, cioè c'era stato altro prima di me, attore. Che non aveva fatto il laboratorio ma che frequentando proietti come se lo avesse fatto, e in effetti mi sono ritrovato a frequentarlo, a viverlo sistematicamente tutte le sere. Poi le tournée erano molto lunghe, quindi non si facevano soltanto il giovedì, venerdì e sabato, si faceva tutta la settimana, dal martedì fino alla domenica sera. E questo, ripeto, mi ha sicuramente formato. Poi la decisione è venuta strada facendo, visto che una delle mie attitudini era quella di avere una capacità anche di improvvisazione, una possibilità di argomentare e quindi sviluppare il monologo come parte consistente. Proietti pure faceva tanti monologhi, ma amava stili diversi che assemblava insieme, attraverso la sua cassa tirava fuori anche cose di teatro, certo, di classiche che io non avevo. E quindi, della sua formazione, esatto, grande formazione. Io quello che ho aggiunto è soltanto aver fatto il cabaret e quindi ho preso l'arte teatrale del racconto con gli argomenti usati di solito in cabaret, miscelati insieme, hanno creato uno stile linguistico che non sapevo assolutamente di dover formare o creare ex novo. Pensavo che vabbè, uno pesca dal repertorio, e invece no, poi man mano si è migliorato. La necessità, come ti sto parlando adesso, di non utilizzare sempre il dialetto, e questo mi ha reso in un certo senso più fruibile in tutta Italia. Dialetto mi fa pensare a geografia. Geografia è uno dei momenti di questa interrogazione. Qui c'è un mappamondo, questo c'è un puntalino. Tu scegli un punto del mondo e mi spieghi perché l'hai scelto. Ah, ok, chiusi o devo farlo? No, scegli un posto che c'ha un significato per te. Ah, un posto perché. Che c'ha significato... Ma guarda, che ti devo dire? In Africa, forse... il Marocco. Il Marocco. Credo che sia questo qua. Sì, sei lì. Questo qua, questo grande spazio. Il Marocco, perché sono andato in Marocco in un certo periodo della vita a girare un film e sono rimasto affascinato perché in effetti era la prima volta che andavo, non c'era ancora tutta questa confusione di religioni, di contrasti, non c'era stata ancora la primavera araba. Questa presa di posizione di alcuni paesi del nord, repressi chiaramente sempre nel sangue, con repubbliche autoritarie, autocratiche, così. Però ho potuto ammirare il deserto in questa linea di confine, qua sono arrivato fino a qui, e ho potuto immaginare il deserto che è una piaga, la desertificazione.
E quindi mi spiegavano che qui c'era, in tempi passati, un bosco bellissimo, rigoglioso, pieno di piante, e non c'era più niente. Non c'era nessun motivo, se non fosse soltanto per il petrolio che forse c'era sotto, perché può esserci o non esserci, in un paese completamente povero, con una igiene personale insomma ridotta al minimo, eppure prendere quel tè nel deserto, un tè buonissimo, dai sapori straordinari, ho detto, ma tu guarda questi che cosa riescono a fare in un posto dove c'è soltanto il cammello, dove può camminare solo il cammello. Quindi questo viaggio che ho fatto nel deserto in un giorno di riposo tra Ouarzazate e Fez, passando sotto l'Atlante, quindi certo. Ho attraversato quelli che erano fiumi in secca che noi poi abbiamo visto giorni fa che sono stati devastati completamente da ondate di d'acqua e fango, ecco lì mi sono perso tra i pensieri personali, e devo dire che mi ha fatto bene perdermi, perché ero un po' alla ricerca di me stesso, sai, quei momenti, sì. E non mi era mai capitato, perché essere alla ricerca di se stessi sulla Tuscolana non è la stessa cosa. No. Con la metro B a Furio Camillo e vuoi ritrovare te stesso. Sì, devo dire che in questi giorni, per esempio, da solo non si riesce a essere, per esempio, una fermata del taxi, perché c'è talmente tanta gente che aspetta, per cui lì il tema della solitudine probabilmente non viene affrontato. No, credo. Però deserto è deserto perché non ci sono i taxi. Esatto, quello sì. Ti trovi un po' nel deserto dei tartari. Esatto, esatto. Senti, io. Vediamo un po' se trovo qualche altra foto che curiosa. Ma qui eravate belli tutti e due, con Morelli. Ah, questo, guarda, io sembro malato addirittura di quanto sono secco. E qui eravamo a Londra, in uno dei parchi di Londra, a girare South Kensington. Esatto, un altro momento. Con Ivanzina, con Carlo. Esatto, con Carlo ed Enrico. Che sono stati autori che sono tornati spesso nella tua carriera. Sì, hai fatto, devo dire che c'è stato un momento in cui mi hanno cercato loro e un altro momento che l'ho cercato io. E poi Carlo ci ha lasciato un po' troppo presto, con Enrico però siamo rimasti amici e chissà, sai, la vita è un continuo ricercarsi, ritrovarsi. Sono romano, ma non è colpa mia. Ecco, questo è proprio interessante, secondo me. Perché è una di quelle cose che noi, secondo me, qui dentro al Messaggero dobbiamo dire. Sono romano, ma non è colpa mia. Raccontacelo un po' che cos'era questo spettacolo e cos'era, diciamo, il senso di questa Accusatio cosa. Non pedita, accusatio manifesta. Mm. Nel senso che c'è stato un periodo in cui andavano molto i comici toscani. Perché i giornalisti non fanno altro che tentare di arginare, ghettizzare in un certo senso per far capire al pubblico meglio di chi si e di cosa si sta parlando. I comici romani sono sempre stati, insieme a quelli napoletani, quelli che hanno fatto un po' scuola, dal cinema in bianco e nero in poi. Devo dire che in quel periodo storico lì i comici romani, tolti i grandi nomi, che non si parla nemmeno più di comici, si parla di grandi maschere, cioè non puoi etichettare come comico Montesano, è molto di più Proietti, è molto di più di un comico, è parte integrante della città, della storia. I comici romani, quelli emergenti, venivano un po', insomma, bistrattati. Allora io, pur di andare lì dove la Lega imperava, e ho trovato questo titolo, secondo me, consono, perché mi lasciava la possibilità inizialmente di apparire quasi servile nei confronti di chi, esatto, romano parlava, insomma, di chi romano non parlava, e invece poi ho avuto l'opportunità di finire quello spettacolo all'Arena di Verona con un sindaco leghista, con una giunta leghista, a cantare Il Barcarolo. Ecco. E tu capisci che... E beh, questa credo che sia una, possiamo dire, un esame di laurea o qualcosa di più, non lo so. Sì, io in effetti quello ci sono arrivato con tutta la volontà, il desiderio, la passione, perché era uno dei primi spettacoli che vidi nella mia vita.
Quando Garinei lo rincorsi per tanto tempo, non c'è stata storia, lui non voleva me in nella parte di Rugantino, non voleva vedermi, aveva già altre idee. Io però dissi, prendendo a prestito una battuta di Rugantino che dice a un certo punto verso la fine, a Roma siamo tutti Rugantini, siamo tutti la voglia di sembrare chissà chi. Quindi Garinè mi voleva al Sistina per un altro spettacolo, ma io rubai la promessa e dissi, se io vengo a fare questo spettacolo, il prossimo è Rugantino. E lui disse, va bene, scrivemmo un contratto che prevedeva questo patto, poi lui però ci lasciò. Certo. Quindi io rimasi così come un cucurucù, come si dice a Roma. E allora, come si dice, se il tavolo non te lo dà, te lo devi andare a prendere. Quindi decisi personalmente di fare una coproduzione con la Music 2, quindi col Sistina dell'epoca, e rimettere in piedi quindi i costumi, le scene anche antiche, con la volontà poi ad un certo punto di portarlo laddove il Sistina ebbe maggiore successo, cioè a New York, dopo 50 anni. Quindi fatto nel 2011, ripreso nel 2014, lo portammo ad un teatro, New York City Center, un teatro di Broadway, dopo 50 anni, dove in quell'occasione insomma riportammo la stessa scena. All'epoca ne portarono un po' meno, noi la portammo tutta in un teatro che poteva avere una capienza di 3.000 persone per una manciata di spettacoli, laddove c'era stato Manfredi, dove c'era stato Aldo Fabrizi, dove c'era stata Ornella Vanoni che faceva Rosetta e Bice Valori. E quindi fu una grande soddisfazione. Addirittura, e questo chiudo qui l'intervista, quando alla fine dell'ultima replica, devastati dalle pressioni americane di finire presto, altrimenti saremmo incorsi in ammende, lo spettacolo è impossibile ridurlo ed è impossibile velocizzarlo, perché ci sono proprio dei tempi tecnici, può essere accelerato, ma poi ti fai male, cioè il rischio che ti fai un doppio girevole, un macello, cambi di scena, cambi costume, balletti, c'era tutto a New York. E alla fine, devastato, stanco, volevo uscire dal teatro per andare a mangiare, mi fermarono quelli e mi dicevano, guardi, ci sono due signori anziani che vorrebbero salutarla. Io dico, Madonna, adesso sarebbe conveniente, perché questi due sono italiani, sono due anziani italiani che vivono in Canada e sono venuti da Toronto come 50 anni fa con la macchina a vederla, a vedervi. Quindi io dissi, come 50 anni fa? Sì, quindi andai a salutarli, feci una foto con loro, ma dissi, scusate, ma voi siete venuti qua a New York? Erano venuti da Toronto a New York dopo 50 anni e l'ultimo viaggio a New York era stato fatto nel 64, quando c'era Manfredi, Aldo Fabrizi e gli altri, e lui guidava la macchina all'epoca e l'ha guidata anche, quindi dopo 50 anni ha riguidato la macchina da Toronto, ma ha detto soltanto ci ho messo 2 ore di meno perché c'era superstrada. Le macchine sono migliori. Allora, volevo un figlio maschio al cinema, lo ricordiamo, dal 5 di ottobre, la regia di Neri Parenti, Enrico Brignano, tutta la sua capacità, i suoi giovani partner, ma anche appunto Giulia Bevilacqua che fa sua moglie, ma anche Mariano Rigillo, Maurizio Casagrande, insomma tanti altri grandi importanti attori al cinema, l'abbiamo detto, e grazie di tutto. Grazie a voi, grazie di averci ascoltato. Grazie di questa interrogazione. Ciao.